Buongiorno ragazze e ragazzi, buongiorno a tutti. Questo sarà un video molto veloce perché ho tipo 5-10 massimo minuti di tempo prima che arrivi mio marito a casa. Ho già messo su da mangiare, adesso faccio un video veloce sugli acquisti che ho fatto da IKEA, perché se non lo faccio oggi devo aspettare giovedì. Oggi è sabato e devo aspettare giovedì, quindi lo faccio subito perché non mi piace tenere le cose da parte. Allora, sono tornata da IKEA. So che vi avevo detto che ero rimasta un po' delusa perché i prezzi si erano alzati, però va bene, dai, certe cose comunque si può anche fare. E allora ho voluto comprare giusto due cosine e anche di Natale, due cose di Natale, vediamo se sono due, sì, e il resto invece altre cose. Quindi comincia già il Natale da IKEA. Vi consiglio, se vi piacciono tutte le cose a tema natalizio, di andare da IKEA perché non ci sono le solite cose tipo le palline, le candeline e quant'altro. Ci sono anche altre belle cose. Io non ho comprato niente a parte queste due perché voglio tornare più avanti, in quanto adesso non mi servono le cose di Natale. Però so che a tante di voi piace il Natale, soprattutto la mia amica Lucia del canale Sentieri del Gusto, e quindi ho pensato anche a lei quando ho visto queste cose qua. Vi lascio giù il link al suo canale nell'info box. Partiamo subito con le cose natalizie. Ho preso questa bellissima lanterna, è stupenda. Non ho preso i lumini abbinati perché ce li ho già a casa e si apre così, è veramente bella. Guardate quanto fa Natale questa lanterna, è bellissima. Ho anche il rossetto rosso color Natale. E poi questi tovagliolini con il lecca lecca. Eccoli qua. Quindi ho saputo resistere, ho preso solo queste due cose, ma ho già adocchiato molte altre cose da comprare. Non vi anticipo niente. Poi ho voluto comprare questo bellissimo tappeto da mettere qua in camera di pelo. Ma ha un pelo morbidissimo. Guardate che pelo morbido che ha. Ha un pelo così morbido e poi è perfetto anche questo come sfondo per delle foto, quando faccio delle foto di beauty. È troppo bello. Avrei dovuto comprarne due perché uno va da una parte del letto e uno dall'altra, ma mio marito non se ne sarebbe fatto niente perché lui non sopporta molto i tappeti, quindi me lo sono comprato per me. Poi ho comprato un altro di questi qua di scolapiatti. Eccolo qua, un altro di questi, perché vi avevo detto che uno era troppo piccolo, quindi ne ho comprati due. E due spazzole adesive, che queste qui servono sempre. Spazzole IKEA, so che tante di voi le comprano. E poi ultime due cose che ho preso, che sono troppo belle, non potevo lasciarle là perché sono stupende. Queste scatole per riporre gli oggetti fatte a gatto. Guardate quanti gatti! Cioè, sono troppo belle! Hanno tutti la stessa espressione. Sono dei gatti bellissimi, bianco e nero, come piace a me. Io adoro il bianco e nero. E quindi ne ho preso questa e dopo un'altra uguale. Praticamente queste scatole erano dei complementi di un mobiletto, quindi erano dei complementi, ma si possono usare tranquillamente anche nell'armadio. Che belle che sono, non vedo l'ora di poter sistemare tutte le mie cose. E poi basta. Poi ho comprato uno smalto che è andato a catapultarsi in fondo perché l'ho calciato per sbaglio prima. Vabbè. Ho comprato al mercato un altro paio di pantaloni felpati. Eccoli qua, sono verdi militare con questi brillantini, per stare molto fashion anche in casa. Sapete che a me piace essere fashion ovunque, anche in casa, e quindi li ho comprati, sono molto belli. E dopo ho comprato altri due paia di leggings. Avevo comprato i leggings neri con le strisce rosa, adesso ho comprato i leggings neri ma con le strisce rosse bordeaux. Eccoli qua. Anzi, non sono neri, sono blu con le strisce rosse bordeaux. Andate al mercato perché veramente conviene per quanto riguarda i leggings. E poi questi qua che sono neri con le strisce bianche, quindi niente di speciale. E poi vi voglio segnalare anche un'altra cosa, ovvero
che da Caddy, se portate il vostro make-up usato, avete il 25% di sconto su un nuovo make-up. Quindi è praticamente la rottamazione del make-up. Allora, io ho voluto rottamare tre prodotti di make-up e ho per prendere questi eyeliner brillantinosi di Debbie, che io adoro gli eyeliner con brillantini, adoro in generale i brillantini. Guardate, li ho messi anche oggi qua e sono molto belli. Quindi questo e questo qua sono un po' liquidini, staremo a vedere. E poi ho voluto prendere il correttore, perché il correttore comunque ne uso sempre tanto. E poi una novità, ecco, vi segnalo anche questo, che mi hanno ispirato subito, sono i Labello. Voi direte classici Labello, invece no, perché sono dei Labello che praticamente contengono anche un esfoliante, quindi oltre ad attaccare le labbra le esfoliano, e sono troppo curiosa di provarli. Li potete trovare da Caddy. Bene ragazze, lo smalto si è catapultato. Allora, scusate un attimo. Eccolo qua, ho preso da Kepro Shop questo smalto semipermanente marrone che volevo mettere, però ho notato che è molto difficile da stendere. Gli altri di questa linea, ah ok, ha suonato, infatti vuol dire che la pasta è cotta e che io devo correre perché la pasta è cotta. Questo qua comunque mi sono accorta che è difficile da stendere, quindi lo metterò quando avrò più tempo. Bene ragazze, un bacione e ciao, ci vediamo alla prossima.